Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giro di Muscoli a Vita. In questo video di oggi voglio parlare di un argomento importante e si tratta del reverse diet. Di che cos'è un reverse diet, di quando lo possiamo utilizzare, di chi dovrebbe utilizzarlo, eccetera eccetera. Molti di voi, soprattutto i ragazzi, mi vengono con delle domande appunto sul reverse diet. Che cos'è una reverse diet? Com'è che la posso impostare? Mi fa bruciare più grassi? Posso usarla per dimagrire? Eccetera eccetera. Volevo mettere in chiaro subito una cosa: il reverse diet non è una tecnica per dimagrire. Il reverse diet lo facciamo una volta che, dopo che siamo stati in una fase di deficit calorico per un numero di settimane elevate, che abbiamo perso numerosi chili, metti, sei stata a dieta per 4 settimane, hai perso 4-5 chili, sei contenta col tuo fisico, e a questo punto, una volta che tu sei felice dopo una fase di deficit, che entra in gioco il reverse diet. Il reverse diet praticamente ti permette, invece di tornare, una volta che hai interrotto e hai finito, hai concluso la dieta, il periodo di deficit, invece di tornare subito alle calorie di mantenimento, la reverse diet è un approccio che ti fa aumentare di poche calorie a settimana, magari 50-100 calorie giornaliere a settimana, e in questo modo fa riabituare praticamente il tuo corpo a consumare più calorie. Quello che fa, se lo fai in modo giusto, molto lentamente, e come reverse diet per alcune persone, alcuni individui, si tratta veramente di aumentare di 25 calorie al giorno ogni settimana, per altri magari un po' di più. Comunque capite che è un approccio che dobbiamo pensare, prendere appunto l'individuo, il metabolismo dell'individuo, e però si tratta generalmente di aumentare ogni settimana, di settimana in settimana, le calorie, e in questo modo, dopo una fase di deficit, questo aiuta anche a sentirsi meglio, aiuta a ottenere un fisico migliore, aiuta veramente a riempire nuovamente tutto il glicogeno nei muscoli e buttare fuori tutta l'acqua, perché non ha più lo stress il tuo corpo del fatto che è in un deficit calorico. Per questo motivo, quando vedete ad esempio le foto, soprattutto voi ragazzi, due foto, e vi dice stavo mangiando 1000 calorie in questa foto, ora ne sto mangiando 2005, e vi fanno vedere le due foto e c'è una differenza completa, dici cavolo, sta mangiando di più e è anche meglio, sembra anche meglio, ha un fisico migliore, sta meglio, guarda lì. La verità è che sì, hanno consumato 1000 calorie di deficit e sono scese fino a 1000 calorie, ma poi non è che hanno iniziato a mangiare 2500 calorie e sono state a posto. Una volta che hanno detto ok, sono felice col mio fisico, interrompo qua la fase di deficit, hanno iniziato settimana in settimana a aumentare di pochissimo le calorie, e dopo averlo fatto 25-50 calorie a botta, sono arrivata a un punto dove magari consumi 2000 calorie, 2200 calorie, e il tuo fisico non sei ingrassata, perché hai fatto tutto lentamente, il tuo metabolismo non è che l'hai scioccato, non è che ha dovuto ingrassare, ma l'hai piano piano portato a quell'apporto calorico in primis, quindi non hai messo su grasso. Secondo luogo, hai dato più nutrienti al tuo corpo per riempire tutti i muscoli, per diminuire lo stress e buttare fuori tutta l'acqua, e quindi il tuo corpo sembra ancora migliore. In più, mangiando di più, semplicemente stai meglio di fisico, perché saranno più nutrienti al tuo corpo, stai meglio di fisico, di viso, eccetera eccetera. In alcuni casi potresti anche quasi dimagrire, perché perdi ulteriore acqua e potrebbe sembrare che ti stai addirittura definendo. Quindi queste sono le basi della reverse diet, ragazze, soprattutto non guardate una foto su Instagram e non fatevi fregare da queste cose. Non è un metodo per dimagrire, non è che se tu semplicemente inizi a mangiare di più dimagrisci, no, è che dopo che hai fatto una fase di deficit in cui inizi con un deficit dalle 300 alle 500 calorie giornaliere, magari questo lo devi abbassare, metti che inizi il tuo deficit a 2000 calorie e dopo magari 8 settimane sei arrivata a 1400 calorie, magari dopo 12 sei arrivata a 1200 calorie, poi una volta sei felice, io ti direi aumenta piano piano di 50-100 calorie giornaliere, di settimana in settimana, anche di meno, e vedi come reagisce il tuo corpo. Magari può essere che anche tu dimagrisci, ti senti meglio, sei più esplosiva in palestra, ti vedi meglio, sei più sana, sei più felice, eccetera eccetera, e vedrai che è qui che entrano i benefici del reverse diet. Detto questo, non è per tutti, io ad esempio lo faccio, ma non lo faccio in modo controllato, ovvero quando termino una fase di deficit non torno subito al mio metabolismo di prima, quindi metti che all'inizio mangiavo 2500, alla fine mangiavo 1800, non torno subito al 2500, però non lo faccio precisamente. Sicuramente dopo che finisco la dieta mi permette un po' più, diciamo, di mangiare un po' più di calorie, quindi potrei fare un 2-3 giornate a 3000, però per poi riportarlo a 2200 per magari una o due settimane e piano piano costruire di nuovo su, entrare in una fase di lean bulk. Questo è il video per oggi. Volevo farvi capire che il reverse diet non è una cosa magica. Comunque, per bruciare grassi dovete essere in deficit calorico, non dovete mangiare di più, ma dovete mangiare di meno. Però potete capire che questa tecnica la potete utilizzare alla fine di un periodo
appunto di deficit calorico, di dieta ipocalorica, per stare meglio fisicamente, e potreste arrivare piano piano a abituare il vostro metabolismo a consumare molte più calorie di quello che eravate abituati e stare ancora meglio sia di fisico che di salute. Detto questo, spero vi sia piaciuto questo video, mi raccomando lasciateci un like, qualsiasi vostre domande lasciatemi nei commenti. Se siete qui e non mi avete ancora messo l'iscrizione al canale, vi prego iscrivetevi al canale che mi aiutate a crescere, lo sapete, è tutto grazie a voi. Se pensate che vogliamo far vedere questi video a più gente, iscrivetevi, buttateci un like, commentate, già lo sapete, vi ringrazio veramente tantissimo che è grazie a voi che siamo qua. Detto questo, ci vediamo in un video prestissimo. Ciao ragazzi!